Vuoi informarti, formarti e orientarti nel caos contemporaneo? Ascolta radionomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org. Buongiorno e bentrovati nella nostra rubrica di bioetica. Oggi vorrei parlarvi di un libretto che mi è stato portato da un mio studente, trovato peraltro nelle bancarelle mentre cercava dei libretti per la figlia, quindi in mezzo a Elsa e Rapunzel c'era pure questo libretto edito da Mondadori, tutto quello che non hai mai osato chiedere ai tuoi genitori, tantomeno ai professori, figuriamoci agli amici, ovvero una guida di educazione sessuale. È diciamo illustrato con una sorta di disegni, non proprio fumetti, ma comunque ci sono dei disegni, è rivolto specificatamente ai bambini e riguarda, è legato alla traduzione italiana di un testo simile che è diventato in Francia, all'Expo di Parigi, addirittura una mostra dove ecco, hanno portato le scolaresche e si può vedere benissimo sul sito. Proprio ecco, leggiamo dal sito della Città della Scienza questo Zizi Sexuel, la mostra snocciola, dice, una miriade di informazioni scientifiche, secondo loro, utilizzando un tono ironico e leggero. I bambini vengono portati lungo la mostra, che è divisa in cinque sezioni, un po' come il libretto, dove vi sono, leggo sul sito, numerosi giochi e attività divertenti e istruttive. Le cinque aree sono essere innamorati, la pubertà, fare l'amore, fare un bambino, perché ovviamente due stanze differenti, e stai in guardia. In stai in guardia, chiaramente si può immaginare, si tratta la contraccezione e altri temi sensibili vengono accennati, come le malattie chiaramente infettive o la pedofilia. La cosa interessante, dice, continua la mostra, è che bambini e genitori, schiacciando un pedale, possono ritrovarsi a provocare l'erezione di un manichino, oppure infilando le mani nella testa dei due protagonisti, Titeuf e Nadia, possono simulare i movimenti della lingua durante il bacio. E il sito si chiede, non è geniale? Ora, io francamente non l'ho trovato, come potete immaginare, geniale, l'ho trovato veramente trash, agghiacciante, e credo che qualunque bambino con questo libretto in mano si sentirebbe profondamente imbarazzato. E questo lo dico senza neanche scomodare l'aspetto morale, perché veramente è una cosa obbrobriosa. Il problema è che non ne parlo come un oggetto, ecco, da bancarella, ma perché, essendo edito da Mondadori, la mia preoccupazione, anche da genitore, è quella che potrebbe essere veramente un libro appetibile in questo periodo, diciamo, in cui nelle scuole si propone l'educazione sessuale, e quindi potrebbe veramente diventare anche un supporto che un insegnante potrebbe utilizzare. Ricordo, poi magari potremmo dedicare una pagina del nostro diario specificatamente a questo, però, che tutte le attività proposte in orario curriculare sono sempre da approvare da parte del genitore, e in particolare ci deve essere l'unanimità, quindi bisogna sempre stare attenti. Ora, volevo sfogliare
questo libretto e mettere in luce alcuni aspetti, perché io credo che veramente qui la sessualità venga ridicolizzata al massimo grado. Vorrei intanto mettere in luce come alcuni temi, anche molto delicati dal punto di vista antropologico e morale, vengano veramente banalizzati e in maniera subdola quasi normalizzati, direi. Accenno ad esempio addirittura all'incesto, si parla del così proprio, però ripeto, en passant, no? di come si possono relazionare due cugini, e si dice che sostanzialmente il problema è che da quel legame potrebbe nascere un bambino malformato, quindi sostanzialmente il problema viene legato a questo. Ovviamente anche si normalizza l'aspetto dell'omosessualità. A pagina 19 si dice: un ragazzo può provare desiderio per un altro ragazzo, poi ovviamente si rifà tutta la domanda anche al femminile, e si dice: sì, a volte capita, crescendo possono cambiare idea, e ovviamente arriva la domanda: ma è normale? Ecco, si dice: se lasci parlare il cuore, alla fine scoprirai se sei eterosessuale oppure omosessuale. Qua ovviamente ci sono due problemi. Il primo, che evidenzia un'antropologia dell'affettività scorretta, perché questo, no, questo cuore, che viene probabilmente inteso come sede dei sentimenti, quindi questa emotività, questo sentimento che ha il sopravvento sulla persona e che quindi un po' la fa da padrone. Durante il libro, nel corso del libro, scusate, ci sono una serie di problemi da questo punto di vista, anche direi di dualismo antropologico, no? C'è sempre un cuore che comanda, il corpo che è appunto staccato dal sé, in qualche modo ti dice quello che devi fare, quindi come faccio a sapere se devo fare, posso fare questa cosa? È il corpo che te lo dice, perché quando ne hai voglia, allora vuol dire che è arrivato il momento. Quindi ovviamente nessun riferimento né alla persona né al bene né a niente di tutto ciò. Tornando al discorso dell'omosessualità, il secondo problema è chiaramente che il fatto che si dice: scoprirai se sei eterosessuale, no? Quindi in qualche modo si delinea, si ipostatizza, potremmo dire, una sensazione, una tendenza come quella del provare attrazione verso lo stesso sesso, e dalla sensazione si dice che io sono così. Questo ovviamente è un errore, però che, come si vede, passa in maniera molto così, no? Molto soft, e quindi normalizzante. Accenno anche al riferimento, visto che ci occupiamo di bioetica, all'embrione, perché c'è una sezione in cui appunto, no, si dice un po' cosa succede, come si sviluppa il feto. Si dice che l'embrione, una volta che lo spermatozoo entra nella cellula uovo, si forma una specie di uovo che poi diventerà un bambino. Quindi anche questo chiaramente è un po' no, visto che lo dico perché sul sito viene presentato come qualcosa di scientifico, no? Quindi l'utilizzo però delle parole è molto importante per passare determinati messaggi. Si fa addirittura accenno alla fecondazione artificiale con una forza svilente nei confronti dell'adozione, perché si dice: ma se un uomo e una donna non riescono a fare un figlio, come fanno? Allora si accenna all'esistenza della fecondazione in vitro, e poi si chiede: se non funzionasse nemmeno così, ecco, come extrema ratio si accenna all'adozione. Questo credo che anche proprio a livello umano sia
davvero passare e sia svalutare la grandezza del dono che invece c'è nell'adozione. Ecco, accenno anche poi chiaramente a delle, credo che le pagine più trash siano quelle legate alla sezione 3, cioè fare l'amore, dove ovviamente non si fa minimamente riferimento, neanche accenno al matrimonio, perché la cosa non è neanche contemplata. Ci sono, ecco, dicevo, immagini proprio di tipo riduttivo e anche trash, perché nell'ambito del come funziona abbiamo addirittura delle, delle immagini dove al bambino si propone di appunto, no, di provare, dice, ci sono delle pagine bucate all'altezza di due omini con i genitali, si dice di appunto di inserire, no? Dice, infila il dito e fallo uscire dall'altra parte, e così il signore e la signora fanno l'amore, no? Quindi una cosa veramente, come dire, viscida, di bassissimo livello, e credo davvero che i nostri bambini si meritino molto molto di più, quindi ripeto, senza neanche scomodare la morale. Segnalo anche un'altra cosa che a me personalmente ha dato un po' fastidio, che è l'appiattimento dell'uomo e dell'animale, perché poi alla fine del libretto, prima di tutta la spiegazione sui preservativi all'interno, ecco, della sezione proteggersi, che già è inquietante presentata così, quindi c'è un pericolo da cui proteggersi, il libro spiega anche cosa succede tra gli animali, perché un bambino se lo potrebbe chiedere. Allora, in qualche modo l'uomo è uno degli esseri viventi, e per l'uomo funziona in questo modo, per l'animale in quell'altro. Mi aspettavo, un lettore si aspetterebbe di trovare anche qualcosa sull'affettività, perché il libro così viene presentato, invece l'affettività, l'educazione all'affettività, che è il vero lavoro che si può e si deve fare con i giovani, viene unicamente ridotto all'aspetto, credo, secondo loro, dell'innamoramento, con una descrizione di quello che avviene, ma assolutamente non c'è formazione umana in alcun senso. Vi ringrazio e vi aspetto alla prossima pagina del nostro diario. Vuoi informarti, formarti e orientarti nel caos contemporaneo? Ascolta radionomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org.